Il 27 giugno del 1944 alcuni B-17 americani decollarono da una base in Inghilterra per attaccare obiettivi nella Francia settentrionale. La missione rientrava nella norma ed era a basso rischio. Gli alleati avevano conquistato la supremazia aerea nei cieli della Normandia. A bordo di uno di quei B-17 però viaggiava un passeggero tanto speciale quanto imprevisto, il generale Arthur Bannerman, custode di uno dei più importanti segreti di guerra degli alleati. La formazione di B-17 non incontrò caccia tedeschi, ma si trovò ad affrontare un pesante fuoco antiaereo. L'aereo sul quale volava Bannerman fu colpito. Bannerman diede ordine all'equipaggio di lanciarsi col paracadute. Lui e il suo segreto caddero nelle mani dei tedeschi. Fu il generale James Doolittle, un eroe della Legione americana, che accordò il permesso a Bannerman di volare, mettendo così a rischio la vita di migliaia di soldati alleati. Il suo gesto avrebbe potuto essere uno dei più grandi errori di quella guerra. Solo due anni prima la portaerei Hornet, solcando in gran segreto i mari in burrasca, giunse a meno di 700 miglia a est del Giappone. Dava l'avvio a una delle incursioni aeree più temerarie della guerra. Sulla pista di decollo erano allineati 16 bombardieri Mitchell dell'aviazione militare americana. Il loro obiettivo era Tokyo. I bombardieri decollarono dalla Hornet verso il Giappone all'alba del 18 aprile del 1942. Stavano per entrare nella storia. Il bombardamento su Tokyo sortì un effetto psicologicamente devastante sui giapponesi. Il colonnello Jimmy Doolittle ideò e diresse quell'incursione. Aveva 45 anni, era un uomo combattivo e brillante, sia come tecnico che come pilota. Il suo intervento fu determinante per l'incremento dell'aeronautica americana. Risaliva ai primi anni del XX secolo il primo fragile aereo ad ala fissa che conquistò lo spazio aereo. Il giovane Jimmy Doolittle fu letteralmente divorato dalla passione per l'aviazione. L'inizio della Grande Guerra, nell'agosto del 1914, annunciava una nuova era per l'aviazione, anche se questo non fu subito evidente. Sul fronte occidentale, la guerra si combatteva nelle trincee. Ma nei cieli gli aerei erano sempre più numerosi, facevano presagire il futuro prossimo dell'aeronautica militare. Sopra le trincee si combatteva una nuova guerra per la supremazia dell'aria. Nell'aprile del 1917 gli Stati Uniti entrarono in guerra con la Germania, anche se la loro presenza sul fronte occidentale si era resa tangibile già molti mesi prima. Jimmy Doolittle si arruolò nell'aviazione e nei corpi segnalatori e nel gennaio del 1918 iniziò a frequentare il corso per piloti. Era un eccellente pilota, ma non raggiunse mai il fronte occidentale. Nel novembre del 1918 la Germania si arrese. Finita la Grande Guerra, sembrò che tutte le guerre fossero finite. Negli anni che seguirono, i voli acrobatici sostituirono i combattimenti ravvicinati sopra le trincee. I voli pubblicitari sostituirono le incursioni aeree. I reparti dell'aviazione americana, pur ridotti nel loro organico, subirono una rivoluzione per mano del loro comandante, il generale Billy Mitchell, acceso sostenitore dell'importanza della forza aerea e, in particolare, del ruolo del bombardiere. Dopo una serie di collaudi, gli aerei di Mitchell si rivelarono molto più efficaci di quanto non si pensasse. Mitchell era convinto che le guerre future si sarebbero potute vincere solo con gli aerei.
Nello stesso tempo, pionieri come Charles Lindbergh cercavano di far risaltare l'importanza dell'aviazione civile. Nel maggio del 1927, Lindbergh, pilotando il suo Spirit of St. Louis, fu il primo uomo a sorvolare l'Atlantico senza soste. Cinque anni dopo, Amelia Earhart fu la prima donna che ne emulò l'impresa. La Earhart si unì a un gruppo di aviatori le cui prodezze da primatisti portarono innovazioni tecniche e commerciali di rilievo. Jimmy Doolittle faceva parte di quel gruppo. Doolittle restò nell'aviazione militare anche dopo la guerra, perfezionando i suoi record. Nel 1922 fu il primo a riuscire ad attraversare in volo l'America da costa a costa in meno di 24 ore. 9 anni più tardi lo fece in sole 12 ore. Doolittle non era solo un superbo aviatore, era anche un formidabile tecnico che aveva affinato la sua conoscenza all'Istituto per la Tecnologia del Massachusetts. Era un pilota preparato e temerario. Nel 1925 portò alla vittoria la squadra dell'esercito americano nello Schneider Trophy. Vinse la prestigiosa corsa internazionale di idrovolanti volando su un biplano Curtiss alla velocità media di 233 miglia all'ora. Un anno dopo pilotò un Curtiss Hawk sorvolando le Ande. Quel volo fu eccezionale. Non solo perché fu il primo uomo che attraversava quella catena montuosa, ma soprattutto perché vi riuscì nonostante avesse le caviglie rotte. All'inizio del 1930, Doolittle lasciò l'esercito per entrare nella Shell come pilota collaudatore. Rimase nella riserva dell'esercito e continuò a sfruttare il suo genio per imprese rischiose. In quel periodo si allenava per fissare un nuovo record mondiale di velocità. Voleva pilotare il tozzo e potentissimo GB, un aereo notoriamente instabile che aveva già causato la morte di un altro pilota, Lowell Bayless. Eppure Doolittle era determinato. Stava mettendo a punto un suo sistema per pilotare il GB. E il 3 settembre del 1932 portò la micidiale cisterna volante alla velocità record di 294 miglia all'ora. Doolittle era passato senza disagio dalla vita militare a quella civile e senza perdere la passione per la tecnologia aeronautica, dimostrando di essere sempre all'avanguardia. Quando si trovava davanti alle onnipresenti videocamere dei cinegiornali, dimostrava di essere un attore consumato. Sorry it took so long to get here. It didn't do the ship justice. I wandered off my course last night. Otherwise it'd have been an hour and a half sooner. This little poor piloting. Nel suo nuovo incarico di ambasciatore errante della Shell, Doolittle andò in Germania dove nel gennaio del 1933 Adolf Hitler e il partito nazista erano saliti al potere. Hitler e il suo stato maggiore avevano un concetto innovativo di forza aerea. Dal 1935 il riarmo dell'aviazione tedesca avvenne apertamente, dando origine alla nuova Luftwaffe. Il capo dell'ufficio tecnico del Ministero dell'Aeronautica tedesco era il brillante asso di caccia della Prima Guerra Mondiale, Ernst Udet. Negli anni 30 Udet aiutò Doolittle durante gli ultimi viaggi verso la Germania. Udet promosse il riequipaggiamento della Luftwaffe inserendo i cacciabombardieri da picchiata Stuka, che furono impiegati con successo durante le campagne per la conquista dell'Europa. Gli ingegneri tedeschi progettarono altri nuovi bombardieri, come lo Junkers U-88, che si rivelarono armi efficaci quanto temibili.
nuovi aerei della Luftwaffe, incluso l'Heinkel 111, vennero sperimentati in combattimento dalla legione tedesca Condor, che combatté a sostegno delle truppe del generale Franco nella guerra civile di Spagna. L'HE 111 partecipò alla distruzione della città basca di Guernica nell'aprile del 1937. I germi della guerra cominciavano a diffondersi rapidamente. All'epoca Hitler si limitava a minacciare la guerra per ottenere quello che voleva. Nel 1938, contando sull'indifferenza della Francia e dell'Inghilterra, invase i Sudeti. Nel marzo del 1939 anche il resto della Cecoslovacchia fu annesso al Reich. Rientrato negli Stati Uniti dopo il suo ultimo viaggio in Germania, prima della guerra, Jimmy Doolittle scrisse un rapporto al generale maggiore Henry Arnold, capo dei reparti aerei, a proposito della minaccia costituita dalla Luftwaffe. Successivamente offrì al generale la sua collaborazione per qualsiasi attività, sia militare che civile. Arnold gli rispose che i tempi non erano maturi. L'ascesa di Hitler alla conquista dell'Europa proseguiva indisturbata. Il 1 settembre del 1939 la Germania invase la Polonia. La Luftwaffe dominava incontrastata i cieli. In pochi giorni la forza aerea polacca fu annientata. La Germania sottomise la Polonia in sole 6 settimane. Nell'estate del 1940 il comando supremo tedesco pianificò l'invasione dell'Inghilterra meridionale attraverso la Manica. Alla Luftwaffe veniva dato il compito di attirare in combattimento i caccia della RAF e distruggerli. Nella battaglia d'Inghilterra, avvenuta da luglio a ottobre del 1940, la Luftwaffe venne sconfitta con un piccolo ma decisivo margine. Le fasi della battaglia vennero seguite con interesse dagli aviatori militari americani. La battaglia d'Inghilterra fu seguita da incursioni notturne con bombardamenti su Londra e sui porti di vitale importanza per il commercio. Gli attacchi si susseguirono fino al maggio del 1941. 40.000 civili restarono uccisi e oltre 1 milione di case furono distrutte o danneggiate. Il coinvolgimento nella guerra in Europa degli Stati Uniti era scontato. Nell'autunno del 1940 l'America promosse una rapida espansione delle sue forze armate in seguito all'introduzione della leva obbligatoria. Nel luglio di quello stesso anno Jimmy Doolittle venne richiamato nell'aviazione militare. La presenza di quell'uomo temerario ed estremamente preparato anche dal punto di vista tecnico fu determinante. Fu palese che l'aviazione statunitense mancava di mezzi idonei e fu dato impulso alla produzione di nuovi aerei. Nell'estate del 1941 Doolittle si recò in Gran Bretagna per uno scambio di informazioni tecniche. Visitò impianti e basi aeree. Lui e il gruppo dei suoi tecnici studiarono i metodi operativi di manutenzione e di riparazione della RAF. I colleghi inglesi esternarono la loro convinzione che la guerra sarebbe stata lunga e difficile. A Doolittle fu concesso il privilegio di vedere il nuovo quadrimotore bombardiere pesante della RAF, la potente arma che in seguito diede alla Germania il colpo di grazia. Gli Stati Uniti non entrarono in guerra in territorio europeo, ma nel Pacifico. Il 7 dicembre del 1941 i giapponesi attaccarono Pearl Harbor, la base della flotta americana nel Pacifico. Nei 6 mesi che seguirono, i giapponesi estesero nel Pacifico e in Oriente il loro dominio. Nel febbraio del 1942 anche la roccaforte inglese di Singapore, posta a difesa del fronte orientale, cadde. Un'umiliazione che fu solo il preludio dell'invasione giapponese della confinante Burma. Le truppe americane che difendevano le Filippine vennero annientate rapidamente e con estrema violenza. Quelle che erano sopravvissute resistettero fino all'ultimo uomo, fino al maggio del 1942. L'efficienza e la violenza delle forze armate giapponesi erano state erroneamente sottovalutate.
Le vicende sui successi degli alleati, come le prodezze delle tigri volanti o dei volontari americani che combattevano con la forza aerea cinese, non erano sufficienti a piegare la veemenza del Giappone. Le tigri però dimostrarono che i giapponesi, apparentemente invincibili, potevano essere combattuti e sterminati da un nemico numericamente inferiore, sebbene addestrato, equipaggiato e parimenti determinato a vincere. In un clima di rovinosa sconfitta, il presidente Roosevelt e i suoi capi di Stato Maggiore pianificarono la controoffensiva contro il Giappone. La forza aerea sembrava costituire un'efficace risorsa, ma neppure il bombardiere Liberator B-24, seppure con un raggio di 2200 miglia, fu in grado di colpire il Giappone. Le basi di partenza in Alaska erano lontane 3500 miglia dalle isole giapponesi. L'ammiraglio Ernst King trovò la soluzione. Si sarebbero usati degli aerei vettori per portare i bombardieri americani più vicini all'obiettivo. L'aereo vettore avrebbe annullato le grandi distanze nel Pacifico. Come per il bombardiere quadrimotore, però, la fortezza volante B-17 non poteva essere trainata dai vettori perché questo richiedeva delle manovre troppo complesse. Era necessario usare un aereo molto più piccolo. King fece assegnare all'aviazione della Marina i bimotori Mitchell B-25. Al comando della forza d'attacco fu posto il tenente colonnello Jimmy Doolittle. Nel marzo del 1942 fece radunare 24 bombardieri Mitchell e relativi equipaggi nella base Eglin in Florida. E lì Doolittle fece esercitare i suoi uomini a decollare con l'aereo vettore su una pista lunga appena 153 metri. Gli equipaggi erano all'oscuro della natura della loro missione, ma Doolittle li rese consapevoli che quegli addestramenti servivano per portare a termine un colpo significativo che avrebbe cambiato il corso della disfatta nel Pacifico. Per la preparazione dei Mitchell destinati a quella missione vennero impiegati circa 10.000 uomini tra piloti, meccanici ed equipaggi dei vettori. La missione era top secret. Il progetto finale prevedeva l'imbarco sulla portaerei Hornet di 16 B-25. Era l'ultima portaerei fabbricata e fu varata nel dicembre del 1940. La Hornet salpò da San Francisco per incontrarsi in mare aperto con un'altra portaerei, la Enterprise. Il comandante della Enterprise era l'ammiraglio William Halsey, il cui compito era quello di portare la formazione a 550 miglia dal Giappone, il punto da cui sarebbero decollati i bombardieri. L'obiettivo principale del gruppo era la capitale giapponese, Tokyo, ma singoli B-25 avrebbero attaccato anche Nagoya, Osaka e Kobe. Quindi sarebbero volati in Cina per atterrare sulle basi vicino alla costa. I bombardieri Mitchell, privati di gran parte del loro armamento di difesa per incrementare il loro raggio d'azione, erano troppo voluminosi per essere nascosti sotto coperta e stazionarono sul ponte di lancio della Hornet. La squadra della Hornet partì verso l'appuntamento con la Enterprise. Quando la Hornet fu a 24 ore di navigazione da San Francisco, Doolittle svelò i dettagli della missione agli equipaggi dei bombardieri. Agli uomini destinati ad attaccare Tokyo ordinò di non colpire il palazzo dell'imperatore per nessuna ragione, poiché un gesto simile avrebbe scatenato ulteriormente la furia dei giapponesi. Il 13 aprile i gruppi delle due portaerei si incontrarono e con Halsey al comando puntarono verso Tokyo. A bordo della Hornet gli equipaggi degli aerei ingannavano il tempo studiando qualche parola di cinese, utile nel caso fossero stati obbligati ad atterrare o lanciarsi col paracadute in Cina. Il 16 aprile Doolittle e i suoi equipaggi restarono interdetti nell'apprendere dalla radio giapponese, che però diffondeva una falsa notizia, che dei bombardieri americani avevano attaccato Tokyo. Il giorno dopo fu celebrata una piccola cerimonia a bordo della Hornet. 5 medaglie giapponesi date agli americani prima della guerra vennero attaccate su una delle bombe che dovevano colpire Tokyo.
Doolittle impartì agli equipaggi le istruzioni finali. L'attacco era previsto per il 18 aprile. Lui sarebbe stato il primo a decollare per cercare di avvistare Tokyo all'imbrunire. Il bagliore che avrebbero provocato le sue bombe incendiarie da 2000 libbre avrebbe guidato i suoi compagni. Il piano dell'attacco prevedeva anche di portare i bombardieri oltre la costa cinese all'alba, quando avrebbero potuto individuare meglio le loro basi di atterraggio. Da quel momento non restava che attendere l'ora X. All'alba del 18 aprile, il radar dell'Enterprise localizzò due navi giapponesi a 12 miglia di distanza. Tutte e due stavano procedendo velocemente. Dalla Enterprise decollarono due aerei ricognitori. Il piano così attentamente studiato era sfumato e così il velo di segretezza che lo aveva avvolto. Poco dopo altre due navi vennero individuate vicino alle unità operative. Una di queste trasmise via radio alla base che aveva individuato le due portaerei. Dalla Enterprise, Halsey ordinò l'affondamento delle navi nemiche. Il comandante dell'unità operativa capì che ormai la sorpresa era svanita. Ordinò l'immediato decollo dei bombardieri, malgrado il raggio dei loro obiettivi fosse di 150 miglia più lungo rispetto a quello stabilito. Anche le condizioni atmosferiche erano peggiorate. Sarebbe stato estremamente difficile far decollare i bombardieri di Doolittle. La Hornet beccheggiava in acque turbolente. Per i 16 bombardieri Mitchell era arrivato il momento cruciale. Alle 7.15 circa ora locale, il velivolo di Doolittle era in posizione di decollo. Mandando al massimo i motori, accelerò sulla plancia di lancio. Le onde facevano beccheggiare la nave, ma il bombardiere di Doolittle decollò. Rassicurati, gli altri 15 piloti decollarono seguendo il loro comandante. Tutti i 16 bombardieri riuscirono a decollare senza problemi. Solo l'ultimo creò qualche preoccupazione. Un uomo dell'equipaggio, scivolando, si fratturò un braccio. Il pilota posizionò il flap in posizione errata, ma riuscì a decollare. Sapendo che quella era una missione impossibile, i piloti fecero rotta sul Giappone. L'ammiraglio Halsey salutò i prodi aviatori. Per una incredibile coincidenza, nello stesso momento in cui i bombardieri americani decollavano a Tokyo, si svolgeva un'esercitazione per un'incursione aerea. I cittadini si mossero di conseguenza. L'esercitazione terminò a mezzogiorno e la città tornò alla normale quotidianità frenetica. Nel frattempo le navi da guerra giapponesi erano in cerca delle due portaerei americane. Ignari degli avvenimenti, Doolittle e i suoi sorvolarono le coste del Giappone verso mezzogiorno, osservati dai campi, da contadini indifferenti. Il primo giapponese che rimase davvero sorpreso nel vederli fu il primo ministro generale Hideki Tojo. In quel momento stava volando verso una base aerea e superò uno dei B-25 di Doolittle. Tokyo cominciò ad essere bombardata alle 12.30. Mentre le bombe centravano gli obiettivi, erano ancora molti i giapponesi che credevano si trattasse dell'esercitazione aerea. Il prezzo di quell'incursione prematura si fece però sentire. I bombardieri cominciarono a essere a corto di carburante. Lanciate le loro bombe, furono costretti a prendere la via più breve per raggiungere la Cina, il che significava dover effettuare atterraggi di fortuna anche nei territori occupati dai giapponesi.
Il pilota di un aereo, per evitare di cadere in mano ai giapponesi, atterrò nel porto russo di Vladivostok. 8 uomini di equipaggio atterrati in Cina furono catturati e poi giustiziati. Altri 3 rimasero uccisi quando il loro B-25 precipitò. Doolittle e altri 68 dei suoi uomini raggiunsero il territorio controllato da Chiang Kai-shek e poterono tornare negli Stati Uniti. Quando l'esito dell'incursione venne comunicato, per l'America fu la prima buona notizia di guerra. Il presidente Roosevelt convocò una conferenza stampa, ma si rifiutò di dire come i bombardieri avessero raggiunto il Giappone. Raccontò ai giornalisti che l'unità operativa di Doolittle aveva volato da Shangri-La. Doolittle e i suoi uomini furono accolti da eroi. Jimmy Doolittle venne decorato con la massima onorificenza americana per atti di eroismo, la medaglia d'onore del Congresso. Non mancarono le medaglie anche per il suo equipaggio. Le loro conquiste rimasero uniche negli annali della guerra aerea. Nel frattempo in Europa si stava preparando un massiccio spiegamento di forze. In estate l'esercito tedesco lanciò la sua offensiva in Russia. Con crescente pressione i russi chiedevano agli inglesi e agli americani una repentina apertura di un secondo fronte nel nord-ovest dell'Europa. In Nord Africa anche l'Afrika Korps di Rommel lottava strenuamente contro gli inglesi, minacciando uno sfondamento che avrebbe assicurato alla Germania la fornitura del petrolio del Medio Oriente. Contemporaneamente una forza di invasione alleata, sotto il comando del generale Eisenhower, si stava preparando ad atterrare nel Nord Africa francese per attanagliare Rommel insieme all'ottava armata inglese del generale Montgomery, che aveva già umiliato Rommel con la vittoria di El Alamein. Il comandante dell'aviazione delle forze alleate, denominata in codice Torch, era Jimmy Doolittle. Fu il primo comandante maggiore di Eisenhower. Da principio Doolittle ebbe le mani legate. Mentre venivano approntate le basi aeree in Nord Africa, si stabilì che il supporto aereo per Torch arrivasse da Gibilterra e dalle portaerei. A Doolittle fu chiaro che non sarebbe andato d'accordo con Eisenhower. Il 6 novembre del 1942 decollò dal comando centrale di Gibilterra. Il suo solitario B-17 fu attaccato da un aereo tedesco di pattuglia marittima Junkers U-88. Il copilota fu ferito e Doolittle fu costretto a prendere il suo posto. Il B-17 lasciava una scia di fumo mentre lo U-88, a corto di carburante, abbandonava il combattimento. Doolittle corse un rischio mortale, ma se non altro imparò come controllare il B-17, un aereo che non aveva mai pilotato prima. La fortezza volante giunse incolume a Gibilterra. La prima operazione anglo-americana di Torch avvenne l'8 novembre. Malgrado la resistenza dell'esercito francese di Vichy, in 3 giorni la guerra terminò. La 12ª forza aerea stabilì la sua base vicino a Oran, in Algeria. Poco tempo dopo, Doolittle ottenne un nuovo Spitfire MK9 della RAF per sperimentarlo. La sua curiosità di aviatore era stata risvegliata dai caccia inglesi, ma quel volo suscitò la collera di Eisenhower. Rimproverò Doolittle dicendogli di scegliere se diventare maggiore generale o andare in giro in cerca di tedeschi. Doolittle scelse di diventare maggiore generale. Le imprese di Torch non condussero però a una veloce vittoria alleata nel nord-est dell'Africa. Gli inglesi e gli americani avevano 5 mesi di dura battaglia davanti a loro, mentre l'Africa Corps si ritirava dietro le potenti posizioni di difesa in Tunisia. La 12ª forza aerea era stata ridisegnata forza aerea strategica del nord-est africano, ma aveva sprecato molte delle sue energie nel compito tattico sui campi di battaglia,
e il biasimo di Eisenhower non impedì a Doolittle di continuare a cimentarsi in rischiose missioni di volo. Doolittle era uno dei comandanti anziani che custodiva uno dei più grandi segreti della guerra. Sapeva della decifrazione da parte degli alleati dei codici tedeschi Enigma. Continuando le sue operazioni di volo, Doolittle metteva a repentaglio una delle armi vincenti in mano degli alleati. Il suo amico e collega generale George Patton condivideva la sua passione per l'azione. Patton, Doolittle e Montgomery facevano tutti uso di Ultra, il decodificatore dei messaggi Enigma. Ma i due americani erano una spina nel fianco del quartier generale alleato, continuando a esporre se stessi al rischio della cattura. L'attitudine di Doolittle al rischio avrebbe potuto provocare un disastro. A Bletchley Park vi era la sede della squadra di decifrazione dei messaggi in codice tedeschi. Il loro lavoro fu di vitale importanza per gli alleati. Questi rifugi erano il campo di battaglia di una guerra segreta dove gli esperti in decifrazione di codici districavano il mistero della macchina Enigma tedesca. Fu uno dei più grandi trionfi tecnologici di quel periodo. Abbiamo già spiegato nei minimi particolari il funzionamento della macchina Enigma in un nostro precedente episodio. Quindi già sapete che i tedeschi ritenevano inviolabili i loro messaggi segreti inviati con quel complesso sistema. Il messaggio Enigma in codice veniva trasmesso in alfabeto Morse e una volta ricevuto veniva decifrato da una seconda macchina Enigma che aveva lo stesso apparato della prima. Gli inglesi erano riusciti a decifrare il codice e leggevano regolarmente i messaggi tedeschi intercettati. Ciò permise agli alleati di ostacolare anche in Tunisia i rifornimenti all'Africa Corps. I messaggi Enigma fornirono informazioni dettagliate su tutti i convogli aerei tedeschi diretti in Nord Africa. Molti dei Messerschmitt Gigant, adibiti al trasporto di mezzi pesanti, furono decimati ancor prima del decollo. Ma gli alleati non fecero trapelare alcuna notizia su quelle missioni per proteggere meglio il segreto Ultra. Ultra ebbe un ruolo determinante nella campagna di Tunisia, che culminò con la resa della Germania il 13 maggio 1943. Doolittle fu diffidato dall'intraprendere missioni di volo per paura che potesse cadere nelle mani del nemico che avrebbe trovato il modo per carpirgli i segreti dell'Ultra. Doolittle resistette a tutte le pressioni e volò per tutta la campagna di Tunisia. The jobs of the Northwest African Strategic Air Force were first to stop supplies of material and personnel getting into Tunisia. And later to stop personnel from getting out. These jobs were accomplished by destroying both the supplies and the means of bringing the supplies in. Harbors were attacked, marshaling yards, shipping, both naval and merchant, and the enemy air, both his offensive air force and his air transport. I want to take this occasion to congratulate and to thank the boys of the Northwest African Strategic Air Force for the job they have done. It's been outstanding. Liberato il Nord Africa dall'asse, il successivo obiettivo degli alleati era la Sicilia, primo scoglio verso l'Italia. Per l'operazione Husky venne assemblata una gigantesca forza anfibia, 2500 navi e mezzi da sbarco che trasportavano 18.000 uomini della settima armata di Patton e dell'ottava di Montgomery. Anticipando la Husky, gli aerei alleati bombardarono per un mese intero l'isola di Pantelleria, a 60 miglia a sud della Sicilia, presidiata da truppe tedesche e italiane. Il cielo sopra Pantelleria divenne così congestionato che gli aerei alleati furono costretti a girare intorno all'obiettivo, aspettando il loro turno per bombardare. L'isola fu occupata dalle truppe alleate l'11 giugno.
Un mese più tardi gli alleati sbarcarono in Sicilia. La liberazione dell'Europa era cominciata. Mentre in Sicilia la battaglia infuriava, a Doolittle fu affidata una missione spericolata. Il 19 giugno partecipò con un B-17 del 97° gruppo bombardieri a una incursione contro gli scali ferroviari di smistamento nelle periferie di Roma. Grazie a quell'incursione, non solo furono distrutte le linee di rifornimento dell'asse, ma fu accelerata la caduta del fascismo. La forza aerea alleata si muoveva per colpire al cuore la macchina bellica nemica. Il 1 agosto del 1943 la nona forza aerea americana con 177 bombardieri B-24 inflisse un duro colpo ai campi petroliferi di Ploesti, in Romania, centro vitale per i rifornimenti di carburante per la forza aerea tedesca. Nel corso di quella battaglia andarono persi 50 bombardieri mentre dirigevano sull'obiettivo. La campagna di bombardamento strategico minacciava di strozzare le linee di rifornimento tedesche. In Nord Europa l'ottava forza aerea statunitense e un comando di bombardieri della RAF vennero incaricati di liberare la strada all'invasione alleata in Francia con un bombardamento preventivo. Il proposito era, citiamo letteralmente, la progressiva distruzione del sistema militare, industriale ed economico tedesco, nonché l'avvilimento del morale del popolo tedesco fino al punto da far ritenere vana la capacità di qualunque resistenza armata. Ma la trasformazione da realtà politica in realtà operativa, per gli americani, minacciava di diventare un incubo. Sorvolando gli obiettivi tedeschi, le formazioni di bombardieri americani subirono perdite sempre più crescenti. I caccia dell'ottava forza aerea non potevano scortare i bombardieri né proteggerne la ritirata. I caccia tedeschi pagarono comunque un prezzo molto alto in uomini e mezzi. Dalla fine dell'estate del 1943 la media delle perdite per ogni missione dell'ottava forza aerea fu considerata insostenibile. Il morale raggiunse livelli pericolosamente bassi. Solo 35 dei 100 equipaggi aerei riuscirono a portare a termine le loro 25 missioni in Europa. Aker, comandante dell'ottava forza aerea, si trovò ad affrontare una pregiudizievole crisi. Fu solo a dicembre del 1943 che la situazione cambiò con l'introduzione del caccia P-51 Mustang, dotato di motori Rolls-Royce Merlin ed equipaggiato con serbatoi sganciabili che gli avrebbero permesso un'autonomia di 1500 miglia. Il Mustang avrebbe trasportato i bombardieri verso gli obiettivi in Germania e li avrebbe riportati indietro. Jimmy Doolittle sostituì Aker come comandante dell'ottava forza aerea nel gennaio del 1944. Il suo arrivo nell'ottava forza aerea coincise con il subentro del Mustang nell'aviazione militare. Ordinò alla formazione delle pattuglie da combattimento di individuare e distruggere i caccia nemici ovunque si trovassero. L'ago della bilancia cominciò a pendere di nuovo in favore degli americani. Da quel momento fu la Luftwaffe a perdere i suoi piloti migliori a causa del Mustang. Quando Doolittle disse al suo comandante dei caccia, generale William Kepner, la sua missione è di distruggere la forza aerea tedesca, Kepner fu felice di eseguire l'ordine. I piloti dei bombardieri di Doolittle non erano d'accordo con il loro comandante di aumentare il numero delle missioni in un turno di 30. Alcuni lo definirono un killer.
ma a farne le spese fu soprattutto la Luftwaffe. Doolittle si era aggrappato a una semplice verità. Prima che si possa distruggere l'industria bellica del nemico, se ne deve distruggere la difesa aerea. Fu ciò che fece con il Mustang. Nel giugno del 1944 un vecchio amico di Doolittle, il generale Arthur Bannerman, si unì all'ottava forza aerea come assistente nel servizio informazioni. Nel 1930 Bannerman, un ingegnere aeronautico, divenne un esperto nello sviluppo della forza aerea tedesca e fu in servizio a Berlino come addetto ai servizi militari. Seppure tardivamente, l'ottava forza aerea riconobbe che l'esperienza di Bannerman avrebbe potuto essere utile e lo inviò in Inghilterra alla vigilia dell'invasione della Normandia il 5 giugno 1944. L'arrivo di Bannerman coincise con un maggiore sforzo organizzato dall'ottava forza aerea contro le basi di lancio della V1 situate sulle coste francesi. Bannerman ebbe un ruolo importante nella selezione degli obiettivi. Egli stesso era stato informato da Doolittle del segreto Ultra, quindi entrò a far parte del selezionato gruppo di ufficiali che conoscevano l'esistenza e l'importanza di Bletchley Park. Ma Bannerman non era contento di volare a bordo di una scrivania. Chiese a Doolittle il permesso di sperimentare in prima persona ciò che lui stesso aveva insegnato. Bannerman aveva già volato in missioni operative, ma sentiva il bisogno di mettersi ancora alla prova. Disse a Doolittle che avrebbe fatto meglio il suo lavoro se avesse avuto la possibilità di volare alto. Nonostante specifiche istruzioni imponessero che gli ufficiali, a parte del segreto Ultra, non dovessero esporsi a rischi inutili, Doolittle diede a Bannerman l'autorizzazione a volare. Doolittle, il maestro del rischio calcolato, non avrebbe potuto farlo, invece lo autorizzò, inviandolo in missione contravvenendo agli ordini. Il B-17 di Bannerman, soprannominato Night Ear Nan, volò verso il suo appuntamento con una poderosa artiglieria pesante. Bannerman si salvò paracadutandosi, cercando scampo nell'inospitale Europa occupata dai nazisti. Era stato colpito alle gambe da alcune granate. Nel giro di 24 ore le truppe tedesche lo catturarono. Anche Evelow Chapman venne catturato e come Bannerman arrivò alla fine della guerra prigioniero dei tedeschi. Come Bannerman mantenne il segreto di Ultra.
L'alto comando tedesco era sempre più convinto che il codice di Enigma non fosse stato decifrato. Quando alla fine della guerra si venne a sapere che anche gli ordini di Hitler venivano letti in tempo reale dai decodificatori, i generali tedeschi rimasero sbalorditi. Doolittle e Vannemann avevano messo a rischio il segreto Ultra, ma questo rimase tale fino alla fine del conflitto. La resa dell'esercito tedesco agli inglesi e agli americani nella primavera del 1945 fu rapida e totale. Ma fu la velocità e la totalità del crollo che negarono ai sostenitori del bombardamento strategico la prova che il loro contributo era stato decisivo per la vittoria degli alleati. Dopo il D-Day, in Germania, era caduto il 75% dell'ottava forza aerea e a quel punto la disfatta a ovest della Germania era diventata inevitabile. L'economia tedesca e con essa l'industria bellica si disintegrarono sotto la pressione esercitata dall'offensiva combinata dei bombardieri, ma fu pressoché impossibile accertare quali fattori fossero stati decisivi per determinare quello stato di cose. L'attacco dei bombardieri condotto da Doolittle aveva comunque gettato una lunga e mortale ombra sulla Germania di Hitler. La Germania si arrese in Europa nel maggio del 1945, ma quell'anno non segnò la fine della guerra per Doolittle e l'ottava forza aerea. C'era ancora una guerra che doveva essere vinta contro il Giappone. Doolittle e il suo comando vennero destinati al Pacifico. La campagna di bombardamento strategico impegnò i B-29 del 21esimo bombardieri. Per Doolittle era una rivincita, dato che i suoi 16 bimotori Mitchell furono battuti nell'aprile del 1942. Nel Pacifico una campagna di bombardamento strategico sempre più schiacciante venne sostenuta dal 21esimo bombardieri sotto la guida del generale Curtis Lee May. Lee May aveva assemblato sulla banchina i suoi bombardieri, li aveva caricati di bombe incendiarie e li aveva mandati di notte a bombardare senza sosta sulle affollate e altamente combustibili città del Giappone. Nel momento in cui la forza aerea inglese fu pronta a unirsi agli americani, Lee May si preparò ad attaccare in forze. I B-29 sorvolavano apparentemente indisturbati le città sconvolte del Giappone. Quello che restava dei caccia nemici venne spazzato via ancora sulle piste. Solo i bombardieri sembravano avere risorse inesauribili. Fu solo con due bombe atomiche, però, sganciate nel 1945 su Hiroshima e Nagasaki, che i giapponesi furono costretti ad arrendersi. Le rovine di queste città martoriate saranno un eterno triste ricordo nella memoria dell'umanità intera. A volare a Tokyo per la cerimonia di commemorazione fu un uomo che aveva giocato un ruolo di vitale importanza nella storia dell'aviazione statunitense fin dall'inizio. L'uomo i cui bombardieri erano stati i primi a lanciare un colpo al cuore dell'impero giapponese. Jimmy Doolittle, l'aviatore degli aviatori.